Alla base di tutto c'è stata la mia esperienza. Io ho fatto la guerra partigiana per 2 anni interi. Ho passato 2 inverni in montagna, nelle alti valli bergamasche, in Valtellina, sui crinali della Valtellina, eccetera. E ho militato in formazioni armate per 2 anni interi, con scontri a fuoco, con rastrellamenti subiti, imboscate portate a termine, e lì c'erano, contro di noi, c'erano le brigate nere, fasciste. I tedeschi venivano quasi dimenticati in questa, perlomeno nella zona dove mi trovavo io, perché di fronte avevamo i reparti fascisti della Repubblica di Salò. Il comandante della Brigata Nera di Milano, davvero mitici questi qua. E guarda quelli della decima, maledette carogne. Tutta la banda del Corvari, c'è anche la sua ragazza. Ecco il Corvari. E guarda questo com'è ridotto. E questo allora, guarda, si è allungato con il lampione. Ferma un po', ma lì a Rimini, io c'ero, sono andato io a cercare le corde e non sai le botte che gli abbiamo dato prima di tirarli su. Fottuto cadavere che non sei altro! Se avessi la mia pistola tornerei a spararti alla nuca! Per cui questa guerra io l'ho molto sentita perché avevo 19 anni, insomma, e direi che mi sono affacciato alla vita adulta con la guerra, non con altre cose. E per me è diventata una specie di grande educazione per tutto, verso la vita, la morte, la natura, molto importante, il contatto con la natura. Il contatto con i compagni d'arme è stata una grande avventura che non ho mai dimenticato. Ed è una cosa strana, io ho avuto anche offerte di fare film poi anni dopo sull'argomento della resistenza e io stranamente mi sono sempre tirato indietro perché non me la sentivo, perché finché questa esperienza stava nella mia memoria, andava tutto bene. E ho persino scritto dei racconti, anche non male, pubblicati, insomma. Ma scrivere i racconti è un'altra cosa, è un gioco proprio con la tua memoria che rimane intatta, disponibile sempre. Tramutare questo in un film non me lo sono mai sentito perché mi sembrava quasi di demolire la memoria, demolire me stesso, rendendo oggettivo, come fa il cinema, persone, situazioni, eccetera. Per cui non l'ho mai fatto. Anche se poi questa mia esperienza ha influenzato il mio cinema. Per esempio, quel western, Se sei vivo spara, nella sua, come dire, episodica, nella sua ferocia particolare, nel suo senso della morte, nel suo senso dell'avventura anche verso la morte, verso lo scontro, e nasce un po' da quella mia esperienza di guerra, tutte cose che avevo ben conosciute.